la scuola media vista, analizzata da Leandro, conoscitore italiano, e da Porfo 90. Porfo, ti voglio chiedere, la scuola media ti piace? Ti è stata utile? A me non molto, perché purtroppo ho trovato una classe, mi sono trovato in una classe dove c'erano diversi elementi che mi bullizzavano, che mi prendevano in giro e mi emarginavano. E una volta sono stato anche picchiato da uno di questi, un ragazzo che poi anni dopo ho saputo che era stato arrestato per droga, quindi pensate, era un ragazzo un po' sbandato, già all'epoca si vedeva, insomma, che non studiava, dava fastidio e prendeva di mira me. Quindi per me non è stata un'esperienza molto positiva quella della scuola media, come ambiente, come classe. Guarda, quello che hai detto è una cosa tristissima. Il bullismo è una piaga sociale che purtroppo mai andrà a finire, ci sarà per sempre, sono convinto. E soprattutto i bulli sono persone che io trovo davvero poco carine, poco educate, perché passano il loro tempo a far del male agli altri e lo trovo qualcosa di inutile e di sbagliato. Io penso che una persona debba fare ciò che vuole, ma nel rispetto degli altri. Che significa? Rispettare gli altri, quindi rispettarli, parlarci, interloquire, non andare a calpestare i piedi degli altri e soprattutto confrontarsi amabilmente e pacificamente, questo penso. Il bullo, come già ti ho detto in molti video, caro Wolf e cari utenti di YouTube, è un profondo insicuro, si sente profondamente insicuro ed è una persona che non sa come passare il tempo e probabilmente sta lui stesso bullizzato, concordi? Sì, esattamente, la maggior parte dei casi è così. È una persona che è stata piena da una famiglia difficile, dove magari ha subito delle violenze, ha subito delle ingiustizie, non viene seguito dai genitori, quindi ha dietro una situazione delicata più delle volte, che, ripeto, non giustifica questo comportamento, però comunque dà un'idea di come una persona non diventi bullo da un giorno all'altro, semplicemente così perché gli va. Ma ci sono delle motivazioni che lo portano a diventare tale. Esatto. Ultima cosa, la cosa che mi ha colpito nel tuo racconto è che tu sei rimasto probo, cioè sei rimasto un ragazzo probo, sereno, nonostante queste difficoltà che hai avuto, addirittura questo bullo che ti ha alzato le mani contro di te. Sì. E quindi insomma è un racconto triste, ecco. Quindi manda un appello in due secondi proprio brevemente a chi ti ascolta, dicendo cosa ne pensi del bullismo e dicendo di farsi forza, ecco. Io ovviamente il bullismo non posso che dire tutto il male possibile, mi piacerebbe che tutti quelli che lo hanno subito non si scoraggiassero, ma trovassero la forza per ribellarsi, denunciare quanto prima alle autorità, che sia i professori, il preside, anche le forze dell'ordine nel caso, i genitori ovviamente, tutto quello che è accaduto, senza nascondere mai nulla. La cosa fondamentale è non nascondere mai nulla per paura, ma dire sempre tutto e subito, appena si viene fatti vittima di bullismo. Dove si trova la forza, brevemente? Dentro di noi, negli altri, nel parlarne? Dove si trova secondo te? Dovremmo in primis cercare di trovarla dentro di noi, anche se è una cosa difficile, perché bisogna avere la forza e soprattutto se una persona è debole spesso non riesce, però dovrebbero essere gli amici, le persone che gli stanno accanto ad aiutarlo, a confortarlo e a dargli questa forza, lo stimolo e a difenderlo. Concordo in pieno. Allora io ringrazio Porfo 90 alla mia sinistra, sempre gentile nel racconto, e vi invito a iscrivervi al suo canale. Arriviamo ai 500 iscritti. Va bene? Un bel traguardo. Ok, Porfo. Grazie a tutti da Leandro, conosciuto italiano. Iscrivetevi al prossimo video, grazie.